Una buona giornata, cari telespettatori. Eccoci qua, come abitudine, ovviamente c'è bisogno che un caffè ce l'abbiate anche voi da casa, eh? Non vale che solo noi possiamo sorseggiarlo. Il noi oggi è particolare. Oltre a me, qua con me una cara amica e una splendida artista, Saba Anglana, benvenuta. Grazie, buongiorno. Buongiorno, buon caffè. Non vedi l'ora. Il motivo della nostra chiacchierata, oltre alle reunion amicali, ma queste insomma non interesserebbero il grande schermo, no, cioè, come dire, non varrebbe la pena, è che in questi giorni, il 6 di settembre, Hiroshima Mon Amour, tu sarai protagonista insieme con il grande Marco Paolini. Io dico grande perché a miei gusti, no? Mi fanno portare, io che mi sono innamorato del teatro, non solo con quello, ma sicuramente con Wyant, Ustica, le tante altre storie che ha raccontato. Marco Paolini, tu, Paolo Monguzzi, teatro fra parentesi, le mie storie per questo tempo. Mettiamo in ordine i puntini. Sì, è un titolo altisonante, soprattutto il sottotitolo, no? Le mie storie per questo tempo. È un teatro tra parentesi, laddove le parentesi, mi pare, da quello che ho capito, che perché il margine di improvvisazione di Marco è anche molto ampio, le parentesi sono un po', come dire, degli elementi temporali. Siamo tra un prima e un dopo. Siamo un dopo pandemia, è un momento molto particolare per tutti quanti noi, ma siamo prima di una rinascita. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Buon caffè. Non vedo l'ora. Non vedi l'ora. Riportare il pubblico, il teatro così come è inteso, come le storie si trasformano in realtà in miracoli. Tu te l'aspettavi questa cosa dei miracoli? No, questa detta così no. Allora, vediamo come nasce il miracolo. Cioè, facci fare un dietro le quinte. Come nasce l'idea di questo spettacolo? Perché se oggi andate in scena, mi immagino che ci sia qualche cosa che è nato in periodo di lockdown o giù di lì. Sì, è nato nei cuori, in un'urgenza di comunque di tornare il prima possibile. Le prove sono state fatte subito dopo il lockdown. Davanti a una platea libera, non c'erano spettatori, ma c'erano delle poltrone sbarrate, no? Con dei nastri rossi, per cui c'era già un distanziamento in atto, no? Già proprio visualmente, c'era visivamente, si poteva vedere come la platea fosse ferita un po' dall'assenza. E noi quindi abbiamo iniziato a fare le prove, pochissimo tempo per fare le prove, ma l'abbiamo fatto in questo clima di distanziamento, e noi avevamo l'urgenza, Marco soprattutto aveva l'urgenza di raccontare il suo teatro, cos'è stato dal suo inizio fino a questi giorni di grande crisi, facendola in pillole e poi condendo tutto questo non con il caffè ma con la musica. Grazie. Brava Saba, hai notato subito che il caffè ho notato e sono molto sta contenta arrivando. Fantastico, grazie. Con la musica quindi misciato con la musica. Quale sì. Teatro mette in scena Marco? Ci sono dei dove è andato a pescarlo? Pezzi di altri suoi racconti? Sì, ci sono delle pillole, intanto un'anticipazione del suo prossimo spettacolo che non è mai andato in scena perché proprio per il lockdown c'è stato questo, hanno rimandato insomma le repliche, hanno bloccato la partenza del vero e proprio della tournée, mentre noi avevamo già finito la tournée insieme, la tournée dell'ultimo spettacolo che ci ha visto veramente frequentare centinaia di piazze, migliaia e migliaia di spettatori, almeno 150 repliche sono state fatte di questo nel tempo degli dei, cioè questo spis teatrale per la regia di Gabriele Bacis, con tutto un cast appunto che racconta l'Odissea. Abbiamo appena finito di fare la tournée, quando poi doveva partire la sua, è arrivato il lockdown e quindi c'è stata questa specie di contraccolpo. Allora Marco ha pensato, durante questi mesi di chiusa, come faccio a tornare al pubblico con nuovamente un altro spettacolo? Ci va un teatro tra parentesi, una specie di cuscinetto di ammortizzazione tra un prima e un dopo, un momento in cui racconto in pillole pezzi di teatro che sono già stati rappresentati e quelli che verranno rappresentati, in più tutto condito con la propria idea di una socialità e di una società in via di trasformazione e quindi attualizzata. Spettacolo che, oltre al racconto
di Marco vede anche il tuo accompagnamento musicale, canoro. Puoi svelarci qualche cosa? Come si miscela il tuo timbro, il tuo suono? Beh, noi abbiamo... è una bella domanda quella che mi hai fatto, perché comunque veniamo da 2 anni e mezzo, quasi 3 anni di grande vicinanza artistica, per cui ci siamo, forse no, 3 anni, no, ma 2 anni e mezzo sì, di grande training insieme, abbiamo lavorato molto, e quindi Marco ha iniziato a pensare anche, no, le cose che fa miscelate alla mia voce e un po' la mia, forse piccola capacità di trasformazione vocale, un po' pirotecnica e di suono oltre che di parola cantata. E quindi quando lui ci ha raccontato telefonicamente, perché eravamo distanti fisicamente, che cosa avesse in testa di rappresentare, quello che vedrete all'Hiroshima Mon Amour il 6 settembre prossimo, ecco, io insieme a Lorenzo Munguzzi ho immaginato delle atmosfere sonore. Abbiamo tirato fuori una serie di cover, e nelle cover abbiamo anche le cover nostre, cioè le cover dei miei pezzi, quindi io faccio le cover dei miei pezzi anche. Cioè, ti autocoverizzi. Mi autocoverizzi, è veramente un momento altissimo della mia carriera, perché quando fai la cover di te stesso vuol dire che ne hai fatta di strada. Ma insieme alle cover della sottoscritta, non so, c'è anche Johnny Cash, ci sta anche, per esempio, so, vi rivelo questa cosa, addirittura Video Killed the Radio Star. Te la ricordi, cioè, tu questa? Assolutamente, una delle mie preferite, io mettevo sempre quelle in radio, quando conducevo in radio, per me è la prima da mettere, Video Killed the Radio Star. Chi lo poteva sapere, questi sono i fili sotterranei che ci uniscono. E i miracoli? Dalle storie ai miracoli. Adesso però, cioè, siamo partiti dalle storie di Marco, come è nato lo spettacolo, cosa c'entrano le timbriche di Mogadiscio esatto, con il racconto veneto? Adesso, dalle storie ai miracoli. Come mai dal racconto nasce un miracolo? Ma perché quando vai in scena, così come racconta molto bene Marco, e lo sentirete, quando vai in scena e sei un attore, un cantante, una specie di ministro delle storie, il pubblico ti guarda e anche spesso i tuoi stessi collaboratori, no? Quelli che sono con te in scena, quelli che ti seguono dalla regia, quelli che ti guardano da dietro le quinte, aspettano da te un miracolo. Cioè, sì, così. Anche la domenica forse anche da te lo aspettano, stai attento. No, guarda, sono bravo. Sei bravo? Va bene. Assolutamente. Ti stai allenando. Ma il miracolo avviene quando le storie prendono corpo attraverso la voce, attraverso il magnifico mestiere del racconto, di saperle raccontare. E allora tutto ciò che noi stessi viviamo e anche il pubblico vive per empatia, per immedesimazione, ha un senso, un inizio, una fine, un'organizzazione temporale. E le storie hanno un senso anche per noi stessi. Il miracolo e ritrovare nella storia noi stessi, trovare un inizio e una fine, ma anche un senso profondo, che è il senso della vita. Questa è una grandissima responsabilità, e ogni volta, se funziona o non funziona il miracolo, te ne accorgi, Però adesso prendi il caffè con calma, perché il resto della domanda te la sei scioccata, Questo dobbiamo... Aiuto. Facciamo un passaggio dall'Hiroshima Mon Amour, il 6, il teatro tra parentesi, alla vita dell'artista, partendo proprio da questo tuo racconto dei miracoli. Se i miracoli prendono corpo da un narratore, da uno storyteller, fino alla persona, al pubblico, se il pubblico è così importante, essenziale, se il pubblico fa parte dell'accadere del miracolo, del racconto, come vive un artista il tempo senza pubblico? Questa è una domanda bellissima. Perché i miracoli senza pubblico, qualcuno di molto più titolato di noi che ne faceva di miracoli, sono un po' inutili, no? Funzionano poco. Anche i grandi mistici, i grandi profeti, quelli che si sono veramente distinti per aver fatto dei veri e propri miracoli, senza pubblico non avrebbero potuto raccontarli. Però perché è importante il pubblico? Perché il pubblico è parte del miracolo. Perché il pubblico ha la chance di trasformazione. Se tu compi il miracolo della narrazione e non lo condividi, è un miracolo a metà. Perché tu ti fai una
strumento di una, di qualcosa che è forse più, più alto di te, no? Di una storia piccola, grande, però di un, della vita. Ma se questo, se tu non, non diventi strumento per gli altri e non coinvolgi il pubblico in tutto questo, e allora si soffre. Non è soltanto la mancanza di lavoro, è proprio perché quel miracolo non avviene completamente. E allora questi sono i miracoli che danno senso alla nostra vita, non certo anche quelle, le fatture a fine mese che le produzioni ti staccano, ma in realtà quanto tu ti senti realizzato attraverso il tuo lavoro. I miracoli sono questi. Tu ci hai parlato della condivisione di una storia che diventa quel miracolo che fa nascere qualche cosa tra pubblico e narratore. Siamo in un periodo di forte condivisione. Tramite i social oramai le persone condividono tutto. Ma questo miracolo, per farlo capitare, basta mettere un like, basta mettere un cuoricino. Questa condivisione permette, tramite i social, quella magia di cui tu ci hai parlato, o è una finta magia? Io credo sia uno strumento. Uno strumento che, se ben condotto, potrebbe anche quello essere strumento, veicolo di miracoli. Dipende da come si usano gli strumenti. È vero che molto spesso la forma veicola il contenuto, quindi quando una forma è povera, stereotipata, meccanica, forse il contenuto ne risente. Però possiamo noi dire che questo nostro caffè è un caffè no filter. Esatto, cioè, siamo è così, tra la musica in filo di fusione, il rumore delle tazzine. Non abbiamo messo neanche una luce, niente, così, un filo così di trucco, niente. Perdonate. Però il miracolo anche nei social, quando le nostre intenzioni, la nostra voglia di raccontare le storie è vera, forse arriva. Te lo dico perché io sono... uso abbastanza spesso, quando non diventa una forma di nevrosi, io sento che le storie raccontate attraverso i social post arrivano a un certo pubblico, poi dipende da come le usi. Sicuramente però non fa il cambiamento un like, se il cambiamento tuo profondo, la tua partecipazione a una specie di rivoluzione esteriore e interiore, non è veramente supportata dalle azioni, cioè non è uno strumento sostitutivo, ecco questo voglio dire. Va bene, allora, per essere comunque le 9 quasi del mattino, cioè siamo abbastanza... Siamo partiti in salita, cioè una mattinata, caffè. Una mattinata faticosa. Ma sì, qua al Bar dello Civita ci fanno un buon caffè. Fantastico. Siamo quasi ai saluti. Allora, affondo questo ultimo pensiero della tua storia. Di artista... giramondo nel senso positivo. Prima chiacchieravamo sul qual è la perché nostra... esiste un senso negativo? No, non esiste un senso negativo. No, hai ragione. Giusto cartellino giallo. È il caffè. È il caffè che ti tiene. È la caffeina. Nei riguardi di un genitore che ha un figlio che prova a fare qualche cosa con le arti, tu quale consiglio dai? Oppure nei riguardi di questo ragazzo? Ma io posso dire questo, che se avessi mai avuto la gioia, il dono di avere dei figli, e se mio figlio mi avesse detto voglio fare, non so, il funzionario di banca, voglio fare l'ingegnere, io avrei detto no, perché questa disgrazia, perché non vuoi fare il musicista? Ma io, ecco, quindi sono un po' sui generis, però capisco che ci sono dei genitori che hanno l'apprensione di avere dei figli che dicono ma cosa andrei a fare per il futuro? Lì, ecco, ritornando a quello che abbiamo detto all'inizio, è questo. Se vuoi fare questo mestiere, il mio consiglio è che devi credere nei miracoli. Se non credi nei miracoli, non puoi fare questo mestiere. E detto questo, tutto questo detto all'ombra dell'ausiliatrice da cui stiamo trasmettendo, mi sembra uno splendido messaggio. Saba, il caffè ti è piaciuto, quindi l'invito è ritornare a prenderci un caffè. Molto volentieri. Insieme. Grazie, Lorenzo. Una buona giornata a tutti, ricordatevelo, 6 settembre, Hiroshima, Mon Amour, Marco Paolini, Saba, ovviamente il teatro tra parentesi. Noi siamo sempre qua, poi ci siamo tutti i giorni della settimana a prenderci un caffè insieme. Buona giornata. Ciao.